Ciao ragazzi, siamo qui a casa e fra pochi giorni si parte per il Trittico. È una trasferta molto figa. Si stanno fuori 3 settimane, sono 3 gare belle, 3 piste diverse e anche molto interessanti. Partirò martedì prossimo, andremo a Tokyo, poi da Tokyo si va a Motegi. Dovremo andare a fare la valigia, però prima andiamo a bere un caffè insieme magari. Ciao ragazzi, ciao, buongiorno. Volevamo un caffettino. Lui è il grande Ciuccio. Io vengo qua tutte le mattine e mi mangio una crostata in panino. Ciao, ciao Bardo. Siamo carichi e adesso via di valigia. Questa è camera mia, la mia cameretta. Adesso vediamo un po' cosa è. Allora, ricapitolando, stiamo fuori 3 settimane. Dopo mutando i calzini, prendiamo la roba tecnica, sottotuta, calzini per la moto, l'abbigliamento del team. Diciamo che in queste 3 trasferte dobbiamo essere un po' pronti a tutto, cioè nel senso che in Australia sarà un po' freschino, come sia in Australia che in Giappone, ma soprattutto in Australia c'è del vento, quindi sarà completamente diverso l'outfit rispetto alla Malesia, dove sarà un caldo bestiale. Oltre alla roba del team, adesso mettiamo un po' di abbigliamento lifestyle per quanto riguarda gli spostamenti, quanto riguarda la sera per andare a cena. Non resta che mettere tutto in valigia e siamo pronti per la partenza. Diciamo che partire per il Trittico è figo, perché sai che comunque vai in posti diversi dove vedi altre culture, altre realtà, e anche figo perché sono 3 gare di fila. C'è una sensazione particolare quella di fare una gara e poi cioè sai già che la prossima settimana c'è una gara nuova e quindi una rivincita, un'altra sfida subito dopo pochi giorni, quindi bello, una sensazione molto molto bella. Bene ragazzi, adesso mi tocca lasciarvi perché sono un filo di ritardo, devo andare in palestra, se no Carlo mi dà il cicchetto. Bene, ciao raga, seguitemi al Trittico, ci vediamo presto.